Cogliati, grande gara, soprattutto di contenimento dopo che siete rimasti in 10, perché comunque voi non voi hai dovuto dare anche te una mano lì al centrocampo e spesso anche in difesa. Questa è stata una partita difficile dove si vede se il gruppo è coeso o meno. E sono vittorie importanti perché sono difficili, cioè devi buttare il cuore oltre l'ostacolo. E sì, anche da parte mia è stata una partita sì di contenimento, hai detto bene, tornare, chiudere il passaggio su Federico e stare lì vicino a accordare la squadra. Senti, il gol non è arrivato, va bene lo stesso perché è arrivata la vittoria ed era importante vincere su questo campo. Il del gol in una partita come questa mi interessa, poi se lo fai è sempre meglio, però l'importante è aver portato a casa 3 punti perché erano fondamentali per dare veramente continuare questa striscia positiva e sopra, per come poi è arrivata l'espulsione tutto, i 3 punti erano solo quelli che contavano. Un quarto d'ora avete sofferto, poi siete usciti fuori alla distanza, avete trovato il gol, avete gestito la partita, ma siete stati bravi anche quando siete rimasti con un uomo in meno. Ogni partita è fatta di momenti, c'è un momento in cui devi essere bravo a soffrire, un momento in cui devi essere bravo a incidere, quindi noi siamo stati bravi a leggerla questa partita e ci siamo difesi bene all'inizio, abbiamo tenuto il colpo e poi siamo stati bravi a trovare il gol e a tenere duro dopo l'espulsione. È un'escalation impressionante per il Campobasso, a ridosso della prima in classifica. Non interessa, dobbiamo guardare partita per partita, la classifica non si guarda, partita per partita, dobbiamo stare sereni, convinti dei nostri mezzi, allenarci bene, poi quello che arriva arriva. Ho visto il gruppo unito e coeso, soprattutto la festa che avete fatto dopo la vittoria, dopo il triplice fischio del direttore di gara, sta un po' là racchiuso il percorso del Campobasso quest'anno. Guarda, io ci tengo a dire che il gran merito è anche di quelli che non giocano soprattutto, perché è fondamentale che quelli che non giocano stiano vicini a noi, magari a quelli che stanno giocando di più, perché è da lì che si vede se un gruppo è forte, coeso, e volevo fare veramente un ringraziamento a loro perché il gran merito non è solo di quelli che vanno in campo ma di tutti.